ci sono delle ipotesi di reato penali con delle sanzioni gravissime dall'anno prossimo, dal 2020, addirittura la prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione sparisce. E quindi è difficile andare a governare 110 miliardi di soldi pubblici per la sanità, nella mia regione sono 9 miliardi, togli 2 miliardi e 7 per gli stipendi, tutto il resto sono acquisizioni di qualcosa che compri da qualcuno. E allora come ci difendiamo? In attesa di andare in pensione e abbandonare questo luogo pericoloso di lavoro, perché oggi lavorare nella pubblica amministrazione credo che in Italia è diventato una missione da eroi, e perché i rischi che corriamo sono enormi, e però insomma siamo qui, qualcosa dobbiamo fare. Allora, io penso che dobbiamo rispettare questa richiesta che viene dal Paese, e chi si occupa di organizzazione e di programmazione deve mettere le cose in modo tale per cui ognuno deve fare il suo mestiere, e dobbiamo fare in modo che ci sia la possibilità della tracciatura, la possibilità del controllo e la possibilità della rotazione. Vi faccio qualche esempio. Vi faccio gli esempi dell'acquisto di prestazione dai privati accreditati, vi faccio l'esempio di quello che abbiamo fatto noi in Veneto per le gare d'appalto. Allora, intanto bisogna che sia chiara una cosa in chi lavora nel pubblico, che tu quando acquisisci qualcosa o lo assumi, quindi fai un concorso e il personale è dipendente, o il personale è convenzionato e quindi rispetti l'accordo collettivo nazionale dei convenzionati, o se vuoi acquistare delle prestazioni utilizzi lo strumento dell'accreditamento, allora lì non fai gare d'appalto, ma devi stabilire i criteri dell'accreditamento. Nel caso del Veneto noi acquistiamo 700 milioni all'anno, 700 milioni all'anno di prestazioni dai privati accreditati, ospedalieri ed ambulatoriali. Che ogni anno. Allora deve essere chiaro il ruolo di tutti, e prima di tutto è fondamentale la programmazione. Quindi noi i nostri privati accreditati li abbiamo inseriti all'interno della programmazione regionale, ognuno di essi sa quello che deve fare in maniera integrativa col pubblico per la serie. Se lo faccio io pubblico non lo fai te privato o viceversa. Qual è lo strumento? Lo strumento è i criteri di accreditamento, e quelli li fa la regione, non li fa nessuno. Gli accordi contrattuali devono farlo i direttori generali con il privato accreditato, il budget te lo dà la regione, l'accreditamento te lo dà la regione, quindi sto parlando di tre soggetti diversi, quindi l'accreditamento te lo dà la regione, il budget te lo dà la regione, te direttore generale devi fare l'accordo contrattuale e gestire quei soldi. Quindi già passiamo per tre persone, quindi è difficile che altrimenti cominciano a mettersi d'accordo tre persone di questo livello, è un'associazione a delinquere, no? se tutti concorrono ad alterare il sistema. Poi c'è il sistema dei controlli, cioè sulle prestazioni fatte dal privato accreditato, e noi il sistema dei controlli l'abbiamo portato in un terzo settore, in un settore terzo, che è l'azienda zero. Per cui giunta fa gli accordi contrattuali dai budget, direttore generale firma l'accordo contrattuale e stabilisce le prestazioni che gli servono per ridurre le liste d'attesa, il privato accreditato è a CUP pubblico, il soggetto te lo manda il CUP pubblico, non è che uno che passa per strada entra dal privato accreditato e si fa l'ecocardiogramma, te lo manda il CUP, c'è tutto il sistema delle prescrizioni, delle ricette rosse di medici di base che mette BDP 10, 30, 60, 40 giorni, e l'azienda zero che ha un nucleo autonomo, una unità operativa complessa autonoma, quindi che non dipende da nessuno,
né dalla giunta, né dal direttore della sanità, né dall'azienda ospedaliera, ma dipende dal direttore di azienda zero e va a fare i controlli. Questo credo che sia, cioè una volta che abbiamo fatto tutto questo abbiamo fatto il nostro mestiere, poi se dentro il sistema ci sono fenomeni corruttivi sarà un problema di chi si è fatto corrompere, ma insomma noi abbiamo fatto, credo che dopo aver, ve l'ho spiegato in 30 secondi, ma sono leggi e delibere complicate, credo che dopo tutto questo noi in qualche modo abbiamo cercato di mettere in sicurezza questi 700 milioni all'anno che vengono spesi per produrre salute nei cittadini del Veneto. Per quanto riguarda le gare d'appalto, questo è un altro tema importante, abbiamo creato questo struttura, questo ente intermedio, azienda zero, perché si chiama azienda zero, lo sapete, perché non produce sanità, produce servizi per le aziende, quindi le gare d'appalto le aziende non le fanno più, le fa azienda zero per conto delle aziende, non le fa sia le gare d'appalto sia i concorsi. Tutti, a parte i concorsi di apicale, ma tutti i concorsi, infermieri, professioni sanitarie e medici, vengono fatti da azienda zero per conto delle aziende. Una volta che c'è la graduatoria, azienda zero fa il concorso, fa il bando, cioè, gli idoni vengono presi dalle aziende e vengono assunti dal direttore generale, ma il concorso è fatto da un ente terzo. Come ci siamo regolamentati? Allora, noi stiamo assistendo ad un fenomeno, e lo sta assistendo il mercato. Il fatto che il legislatore ha voluto centralizzare le gare, ha voluto le centrali d'acquisto, ha voluto all'inizio le gare al massimo ribasso, adesso ha capito che sta sbagliando e ha fatto 70 qualità, 30 prezzo, ha alterato il mercato. Allora, quello che ha detto Zanon all'inizio, no? Azienda zero fa una gara, abbiamo fatto la programmazione triennale per le TAC e per le risonanze. Abbiamo cercato di fare, poi torniamo sui capitolati d'appalto, che è una roba, è il cuore, il capitolato d'appalto. Ma una volta che tu metti a gara 50 TAC per i prossimi 3 anni, è ovvio che le 3-4 ditte, sono 3-4 ditte le ditte importanti, no? Quelle, le tre che perdono il mercato del Veneto per 3 anni. E oggi noi stiamo assistendo a una furibonda ricorso a TAR e ai consigli di Stato, perché gli amministratori delegati che si vedono perdere le gare, prima di mollare la gara, assumono i migliori avvocati d'Italia e si danno battaglia. Io potrei citarvi sentenze che riguardano ditte di altissimo livello che il Consiglio di Stato ha estromesso dalle gare dopo un anno a gara finita. Quindi oggi il tema non è più, si è spostato da un'altra parte, si è spostato nelle aule dei tribunali. Come facciamo noi le gare? Allora, azienda zero fa la commissione di gara per il capitolato, che è la roba più importante, e lì ci siamo dati una regola che le commissioni che fanno i capitolati di gara devono essere multidisciplinari, cosa che ci è stata attaccata da un'azienda. Per fortuna il TAR ci ha dato ragione, perché se io metto 4 radiologi a scegliere credo che sia sbagliato. E credo che sia meglio per tutti, anche per l'anticorruzione, se nella commissione di gara che fa il capitolato d'appalto metto un direttore sanitario, metto un tecnico di radiologia, metto certamente il radiologo, ne metterò altri 2, metto anche l'ingegnere gestionale che mi capisce l'impatto della macchina sul sistema. Quindi il fatto di fare commissioni di gara multidisciplinari, prese da aziende diverse, con professionisti che certamente devono certificare che non hanno interessi, e poi credo che sia fondamentale che i clinici, questo l'abbiamo spiegato, i nostri clinici, voi non vi dovete lamentare se poi i guanti sono bucati eccetera, quello che vi chiediamo, quello che noi chiediamo a chi fa le commissioni di gara è: tenete alta la qualità, favorite la partecipazione del mercato. Poi
sarà il prezzo se tu tieni la qualità alta e favorisci la partecipazione delle ditte del mercato, cioè non metti le caratteristiche per cui partecipa una ditta solo, due ditte, a parte che noi se si presenta una sola ditta non andiamo avanti con la gara, questa è una delle prescrizioni che mettiamo. Poi sarà il mercato, sarà il prezzo, saranno le ditte che faranno le loro valutazioni. Commissione aggiudicatrice di gara viene scelta dal comitato dei direttori generali, scegliamo i professionisti, le caratteristiche dei professionisti, mettiamo dei professionisti delle nostre aziende e vengono estratti a sorte. Questo è tutto il meccanismo che abbiamo messo in piedi per cercare di fare rotazione, per cercare che ci sia il massimo della trasparenza, della correttezza amministrativa. Noi, qual è in questo momento il problema con cui ci troviamo ad affrontare? Messo in piedi tutto questo meccanismo, che non è stato facile metterlo in piedi, ma ha dovuto fare una legge, stabilire. Adesso vi ho raccontato in 4 secondi quello che è stato scardinare un'organizzazione che è sancita dal 502-517, cioè i tuoi colleghi del Veneto non fanno la gara per acquistare le tacche, capito? Non è stato facile fare una roba di questo tipo. Adesso noi, dopo aver fatto tutto sto ambaradan e portato a casa dei risultati straordinari in termini di programmazioni, in termini anche di risparmi, perché noi portiamo a casa decine e decine, e quando si parla di risparmi vuol dire che le aziende non fanno più fanno meno fatturato. Il risultato è che le aziende private fanno meno fatturato, fanno meno utile. Quindi pagavamo prima troppo, adesso paghiamo troppo poco, non lo so. So solo che questo sistema sta creando degli anticorpi. E quali sono gli anticorpi? Noi abbiamo fatto una gara, allora noi in Veneto non vogliamo, direttiva di giunta, non mettiamo limiti all'aggiudicazione di lotti. Noi facciamo lotti, Veneto ha 5 milioni di abitanti, più o meno sono 5 province da 1 milione di abitanti, facciamo 5 lotti da 1 milione di abitanti. Sono lotti abbastanza omogenei. Non mettiamo limite all'aggiudicazione di lotti. Per cui cosa è successo? È successo che in 2 o 3 gare i lotti si è aggiudicati tutti in ditta, perché ha fatto l'offerta migliore, sia dal punto di vista del prezzo, sia dal punto di vista della qualità. Vanno al TAR, il TAR ci dà ragione, ditta va al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ci annulla 3 lotti e dice, guardate, fa un'affermazione importante del Consiglio di Stato, che va anche un po' al di là del ruolo del Consiglio di Stato, dice, guardate che voi dovreste mettere il limite ai lotti, perché altrimenti la ditta che non si aggiudica, voi desertificate il mercato. Dice il Consiglio di Stato, ma io amministratore pubblico devo preoccuparmi del mercato che perdono le ditte? Cioè io mi devo preoccupare, cioè prima lo Stato mi dice fai le gare centralizzate, porta a casa il massimo risparmio, ti do i prezzi ANAC eccetera eccetera, fa tutto per novità eccetera, dopodiché quando combiniamo sto bel pasticcio per cui ci sono ditte importanti che perdono importanti fette di mercato per 5-6 anni, arriva il Consiglio di Stato a dirmi no, ma dovete dire no, io non metto limiti al limite, perché guardate, sulla gara specifica della ristorazione c'erano 5 lotti, si sono presentati 7 ditte, dire ti metto un limite ai lotti, penso io, ormai non è così, guardo il sostituto procuratore, vuol dire invitare le ditte a mettersi d'accordo, o no? Quindi questo sistema che abbiamo messo in piedi in Italia
Noi, ripeto, stiamo cercando di applicarla nella maniera più corretta possibile, stiamo facendo anche noi tutti i corsi di formazione ai nostri dipendenti, dirigenti, ogni volta che escono, noi portiamo lì procuratori, Corte dei Conti, avvocati, ogni volta che facciamo il corso escono e ci dicono no, io voglio andare a lavorare al distretto, non mettetemi a far gare, perché beh, poi c'è questo fenomeno. E noi cerchiamo insomma in qualche modo di essere. Quindi la nostra, per concludere, sul privato accreditato, accordi contrattuali e soggetti diversi e anche istituzionali che determinano le decisioni finali e quindi sono determinate da più decisioni. Sulle gare d'appalto non le fanno le aziende direttamente interessate, le fa una terza azienda, commissione di gara che fa il capitolato di gara multidisciplinare, dall'altra parte commissione di gara che assegna, estratta a sorte e cerchiamo di fare capito. Ah, e poi altra cosa importante, prima di uscire col capitolato facciamo sempre il dialogo tecnico, cioè non esce mai un capitolato a cielo coperto, il capitolato esce, lo facciamo vedere alle aziende, le aziende ci fanno le osservazioni, le recepiamo o non le recepiamo, ma motiviamo il non recepimento delle. E poi facciamo anche un secondo dialogo tecnico prima che esca il capitolato. Quindi più trasparenza di così e poi, ripeto, ognuno è comunque responsabile del proprio comportamento personale. Questo. Grazie. Un quadro di ricorsi al TAR, di aule di tribunale, di avvocati di grido che intervengono, quindi non è facile e di queste storie nelle nostre redazioni arriva solo un eco, non conosciamo tutto questo, ma invito a parlare Walter Orlando. Sì, buongiorno a tutti, grazie anche io per l'invito. Abbiamo iniziato questo convegno con una sorta di utopia, quale poteva essere il miglior rapporto pubblico-privato, poi andando avanti ci siamo accorti che qui il problema è abbastanza serio, è quasi l'immobilismo del sistema pubblico nell'interferire col privato, perché il rischio è dietro l'angolo. Abbiamo anche, ho ascoltato, qualcuno ha fatto riferimenti all'America, no? Dice, facciamo gli americani. Intanto cominciamo a fare gli americani, per esempio, pagando le tasse. Se in questo paese si pagassero un pochino più le tasse, probabilmente 200 miliardi di evasione, probabilmente il fondo sanitario, che comunque si finanzia con le tasse, avrebbe qualche risorsa in più. Anche lì, corruzione, trasparenza, non so, forse un'attenzione anche in quel settore. Ora veramente io sono convinto che qui dentro ci sono appunto operatori pubblici, amministratori, ma anche rappresentanti delle ditte, abbiamo l'interesse primario rispetto a quello secondario, l'interesse primario è la salute dei cittadini. Però il confine con questa normativa anche un po' frammentata, anche a volte molto burocratica, anche troppo esagerata in alcune situazioni, impedisce, abbiamo sentito, alcuni colleghi l'hanno detto in maniera più molto più diplomatica di me, ma il rischio davvero è la paralisi della pubblica amministrazione. Qui il tentativo del dipendente pubblico, del funzionario pubblico di evadere dai suoi compiti è sotto gli occhi di tutti. Noi vediamo e assistiamo continuamente a girare dall'altra parte, ad aspettare, allungare i tempi, a cercare qualsiasi impedimento per prendersi la minima responsabilità. Quindi bisogna stare attenti, perché questo sistema si inchioda sui formalismi. Una cosa è la lotta alla corruzione, è una cosa è l'esagerazione. Qualcuno faceva riferimento al buonsenso, ma 10 euro, 50 euro, ma di che cosa parliamo? Ma voi pensate che un professionista in Italia si lascia, diciamo, tra virgolette, corrompere per 50 euro, 10 euro, ma davvero, o 500 euro alla fine dell'anno? Mi sembra, insomma, qualcosa va rivisto, che poi deve essere tutto tracciato.
che deve essere tutto trasparente, per l'amor di Dio, però evitiamo di diventare talebani su queste questioni, perché poi i veri corrotti, le vere corruzioni galoppano senza che nessuno se ne accorge in questo paese. È chiaro, voglio dire, noi abbiamo un patrimonio che è il Servizio Sanitario Nazionale, che a dire di tutti ancora, con l'input che mettiamo come risorse, abbiamo un output di tutto rilievo a livello internazionale, nonostante qualche giornale, qualche giornalata, qualche anche fatto serio che va represso sicuramente, però fondamentalmente è un servizio sanitario che spende poco. Qualcuno diceva che la Germania spende più nei dispositivi, nei farmaci, eccetera. È anche vero che ogni paese il cosiddetto prezzo si fa anche rispetto al PIL, cioè quello che voglio dire, in America, se andiamo a vedere chi finanzia le campagne presidenziali, Big Pharma danno soldi in maniera seria sia al candidato repubblicano che a quello democratico. In ogni campagna elettorale, se vedete dei rapporti, è abbastanza evidente questo. Io credo che anche Big Pharma, Farmindustria, capisca che un sistema, per poter fare un giusto profitto, deve essere sostenibile. E quindi io non mi preoccuperei molto della valanga terapeutica che arriva, come diceva Zanon, perché è necessario che qualcuno regolamenti il mercato rispetto alle risorse che abbiamo. Cioè, se vi ricordate, i farmaci dell'epatite C, in alcuni paesi il prezzo non era uguale che in altri paesi. Bisognava andare in Egitto o in India per fare le prime. Quindi voglio dire, se l'AIFA, se la governance a livello nazionale, e cioè praticamente chi governa il sistema, contratta un prezzo sostenibile, allora si può spendere, e se no il sistema salta, e se salta il sistema vuol dire che salta anche tutto quello che è l'industria, che in Italia abbiamo sentito è tra i primi posti. E quindi bisogna tenere il buon senso, bisogna governare bene il sistema. Governare bene il sistema significa applicare delle formule che non siano manichee, che non siano talebane, perché se no rischiamo di paralizzare il sistema, che è altra cosa. Io lo dico con passione, perché sono convinto che la maggior parte degli operatori pubblici nei vari sistemi, vedo il professor Figolini, noi governiamo sia i dipendenti, come diceva Antonio, ma ci abbiamo anche i medici convenzionati, ci abbiamo gli universitari, hanno tutti regimi un po' diversi, anche finalità diverse, didattica, ricerca, che prevale in un settore rispetto a un altro. Noi dobbiamo sfruttare l'opportunità. E io questa mattina non ho sentito, purtroppo, perché prevale l'altro, non ho sentito una proposta di come poter interloquire più con il privato. Io rivendico il diritto, essendo stato direttore generale, di incontrare il privato in maniera trasparente. Io voglio conoscere i prodotti, voglio vedere le apparecchiature, voglio vedere l'innovazione, perché sennò come faccio a decidere di comprarlo? Io non sono così d'accordo, per esempio, a questi sistemi accentrati di gara. L'abbiamo detto in epoche non sospette, noi siamo una regione che l'ha fatta da anni, sistemi accentrati di gara, con il meccanismo che diceva Mantoan. Però è anche vero che in alcuni casi è stato evidente il cartello che hanno fatto le imprese per aggiudicarsi una regione rispetto a un'altra, e quindi voglio dire, alla fine poi il discorso bisognerebbe già costruire magari meglio dei prezzi di riferimento massimi nazionali, un osservatorio prezzi serio, l'abbiamo detto da tanti anni, non hanno fatto, soprattutto sui dispositivi, sui farmaci c'è, sui dispositivi non c'è un prezzo di riferimento nazionale rispetto alla qualità, anzi abbiamo sentito a volte. E concludo, perché sarebbe molto, molto interessante andare avanti, ma non voglio rubare oltre tempo. Il discorso del convenzionamento non è così chiaro in Italia, non è così chiaro. Perché è iniziato con una legge in cui le 3A, autorizzazione, accreditamento e accordo, erano quasi congiunte, nel senso che tu autorizzavi la costruzione di una struttura privata, la accreditavi e poi facevi il contratto, l'accordo. Oggi, dopo appunto che a livello europeo il mercato ha detto che anche un'impresa sanitaria privata può
se ci sono i requisiti urbanistici eccetera può fare impresa, l'autorizzazione deve darla. L'accreditamento dal punto di vista è un criterio di qualità, poi è il terzo aspetto, l'accordo. E noi non possiamo, per esempio, accreditare tutti quelli, cioè convenzionare tutti quelli che sono accreditati. E lì inizia un po' di discrezionalità, e quello potrebbe essere un aspetto che a livello nazionale dovrebbe essere meglio regolato, perché sennò il rischio è. Poi quando si fa degli accordi, io parlo delle regioni del nord, io non voglio fare il polemico, sul privato accreditato e sulla mobilità intraregionale e extraregionale, qui il discorso deve essere chiaro. Molte regioni non rispettano il decreto Monti, che è il meno 2% rispetto alla famosa detto del 2011. Per cui e poi dobbiamo fare quelle battaglie. No, tutte le battaglie. No, più di una. Adesso tu una per una ne conosciamo in maniera eclatante. Qualcuna fa qualche comportamento opportunistico. Poi dopo dobbiamo fare delle estenuanti trattative, perché i terzi paganti non sono la regione di riferimento, ma sono le altre regioni che dal sud vanno al nord su un discorso che bisogna vedere se è appropriato. Quindi anche qui, cioè pubblico con pubblico, la trasparenza a volte no. Abbiamo visto adesso recentemente report sul discorso di una clinica ad Arezzo, sul discorso, non so se l'avete visto, insomma noi ci siamo lì confinanti e il discorso è abbastanza semplice. Voglio dire, per chi non è proprio al dentro dei lavori, quando si fa un discorso sull'accreditato privato bisogna anche capire chi è il terzo pagante, se è la regione di riferimento o una da fuori che su comportamenti opportunistici si inserisce una mobilità che a volte non è per prestazioni di alto livello, ma solo magari per opportunismi un po' speculativi. Quindi il mondo della sanità è molto complesso. Il mio invito è quello di attenzione alla tracciabilità, alla trasparenza, ma non blocchiamo l'unico settore che forse è il punto di forza di questo Stato, che rispetto a tanti problemi ancora un servizio sanitario equo, universale, con tutte le difficoltà che noi tutti i giorni dobbiamo affrontare. Grazie. Quindi applicare formule che non siano talebane. Ci sono sempre poi i nostri pazienti, i nostri, diciamo così, l'empowerment della popolazione che ci criticano, perché dice non date abbastanza informazioni voi dei media, perché poi i cittadini cercano su internet le strade per fare e non fare. E collegato a questo discorso, anche un discorso che non è pertinente esattamente con il tema, ma è vicinissimo, è quello della pubblicità sanitaria. Noi abbiamo visto nelle nostre redazioni situazioni eclatanti e opposte. Un odontoiatra sanzionato in commissione disciplinare perché inavvertitamente ci aveva lasciato un biglietto da visita in un bar, e poi abbiamo visto degli spot mega galattici di 3-4 minuti martellanti sulle televisioni e propagandare questa piuttosto che quest'altra realtà. È un grosso capitolo della pubblicità sanitaria. Noi ci chiamano a volte come periti a dire cos'è informazione e cos'è pubblicità, e si vede che a volte nelle commissioni degli ordini professionali si fa persino fatica a comprendere. Si sanzionano dei reportage perché diciamo hai fatto pubblicità a quel prodotto o a quella cosa, e poi ci sono delle campagne a pagamento martellanti che vengono lasciate assolutamente stare. Vabbè, chiuso questa nostra parentesi, ritorniamo invece al tema della giornata e introduco Licia Petropoulakos. Grazie. Devo dire che i colleghi hanno sottolineato, come anche i primi relatori, degli elementi tutti di grandissimo interesse. Io riporto un po' alcuni aspetti della nostra esperienza regionale. Come diceva il dottor Zanon, noi siamo una di quelle regioni che
disciplina anche a livello regionale le modalità di immissione in commercio dei farmaci con le attività della commissione terapeutica regionale. Facciamo in realtà qualcosa di più e secondo me anche di più pregevole anche in tema di condivisione e di trasparenza, che è avere attive alcune commissioni all'interno delle quali vengono condivisi fra tutti i clinici più rappresentativi della nostra comunità professionale quelli che sono degli scenari di utilizzo dei farmaci in modo tale da poter avere un supporto anche a quelle che sono le previsioni di costi incrementali anno per anno. Il gruppo più rilevante di quelli che abbiamo attivi è il GREFO, che è il gruppo regionale farmaci oncologici. Qua tutti sanno che cosa significhi la spesa per farmaci oncologici sia in termini assoluti che in termini di incremento anno su anno, e per noi è fondamentale riuscire insieme ai professionisti con un metodo standardizzato, il metodo GRADE, che prevede che tutti i professionisti votino appunto dopo una lunga discussione quelli che sono gli scenari clinici attesi a fronte delle varie situazioni di malattia e le diverse linee di terapia, in modo da creare i presupposti per poter prevedere un anno sull'altro quali saranno i costi incrementali. Le notizie non sono mai buone perché i costi incrementali sono molto rilevanti, ma è evidente che per la gestione di una regione sapere che ti devi aspettare 70 milioni di euro in più ti serve per adeguare la gestione nel suo complesso, a rendere compatibile il costo incrementale atteso e costo incrementale atteso appropriato, perché chiaramente parliamo di un utilizzo che viene giudicato appropriato dai clinici più rappresentativi, e con quelle che sono altri interventi che vanno ad esempio anche nell'ambito di quelle che sono le gare unificate e quant'altro. In questo scenario ci siamo chiaramente trovati davanti il tema dei conflitti di interessi in maniera molto potente, perché la nostra giunta ha adottato una delibera nella quale ha dato a me, giusto perché facciamo un mestiere pericoloso, il compito di predisporre una direttiva sul conflitto di interessi all'interno di tutti i gruppi attivi nella nostra regione, non solo quelli dei farmaci o dispositivi, ma anche quelli che si occupano di percorsi diagnostico-terapeutici e di linee guida, che contemperasse due esigenze che non è così facile, lo avete un po' evidenziato tutti voi, tenere insieme. Dall'altro la possibilità di avere rappresentati ai nostri gruppi i clinici migliori. È chiaro che scenari clinici che non siano nati anche dalla partecipazione e dal consenso dei leader clinici sono poco credibili, non danno il risultato che noi ci aspettiamo debbano avere. E dall'altro quello di evitare che le decisioni di tutti i partecipanti ai gruppi non fossero assunte in trasparenza e comunque con l'unico obiettivo di tutelare al meglio il bene pubblico. Ci siamo lungamente interrogati perché evidentemente, soprattutto se pensiamo all'ambito oncologico, tutti i clinici di rilievo hanno scambi economici rilevanti, diciamo che ricevono dalle aziende in modo diversificato dei benefici anche molto rilevanti, perciò individuare il tetto per la non partecipazione alle decisioni ci ha portato alla fine ad orientarci su una quota economica non piccola. Io ho avuto tante indecisioni, ma alla fine era imprescindibile avere il migliore ematologo. Non si può, questo non si può mai dire, ma diciamo quello di più riconosciuta competenza in un ambito specifico che partecipava ai nostri tavoli. Poi si è trattato però di declinare meglio queste quantità per decidere quali forbici erano applicabili alla diversa modalità di partecipazione all'interno dei gruppi, cioè alla fine chi votava e chi non votava. Questa direttiva è in corso di applicazione, ve lo racconto perché secondo me è uno di quei problemi pratici. 50.000 euro. Quindi ci partecipa nessuno. Pochi.
No, perché in realtà la partecipazione riteniamo che verrà mantenuta. Il problema è quello del voto, perché il voto invece è previsto per cifre che siano sotto ai 10.000 euro. E allora ci troveremo nelle prossime commissioni a verificare l'efficacia dell'applicazione di questa direttiva in ambito di mantenimento di una platea di votanti che sia sufficiente a dare forza alle cose che facciamo. E fino a qui ci muoviamo in un ambito che è quello della trasparenza, cioè di evidenziare le relazioni, non assumendo che debbano necessariamente portare a una deformazione delle decisioni delle persone chiamate in causa e che però rischia di rendere meno efficace un meccanismo che, ripeto, per i pazienti, per le istituzioni e anche per noi come regione, fino ad oggi ha dato dei risultati eccellenti. Io non ho avuto idee migliori su come trattare questa materia, anche confrontandomi con tanti colleghi, ma mi rendo conto del fatto che si tratti sempre, pur sempre, di un approccio abbastanza passivo a questa tematica, perché prima di tutto non va alla radice del problema. Perché abbiamo la necessità di individuare strumenti di questo tipo in un sistema che in realtà, ripeto, mette in moto moltissime risorse. Perché non siamo noi a riconoscere il valore dei clinici più competenti in modo tale che non debbano chiedersi quando prendono una decisione per chi stanno lavorando? Perché questo è quello che succede oggettivamente. Succede nel piccolo, abbiamo avuto il fenomeno che secondo me dovrebbe essere trasformato in una.